Oggi valutano molto di più la cassa generata che gli immobili, che i beni. La cicogna arriva sempre più di rado in valle. Nascite in calo in tutta la Valsugana. Nascite in calo nella prima parte dell'anno anche in Valsugana. Un trend che coinvolge tutto il Trentino. Lo scorso anno, a fronte di 5.062 morti, ci sono stati 4.495 nati vivi, con un saldo negativo di 567. Una tendenza che oramai va avanti da diversi anni. Che il grafico delle nascite tenda inesorabilmente verso il basso è un dato di fatto. Lo scorso anno, in Trentino sono venuti alla luce 113 bambini in meno rispetto al 2016 e ben 1.000 se confrontati con i dati del 2010. Dopo il 2000, anno record nel quale erano state superate le 5.000 nascite, di anno in anno si è scesi. Per trovare così pochi nati bisogna tornare indietro di quasi 20 anni, nel 1995. Per quanto riguarda la Valsugana, nella prima parte dell'anno sono stati 198 i parti registrati in tutti i 18 comuni della comunità Valsugana e Tesino, ben 416 quelli che hanno interessato altrettante famiglie residenti nella comunità Alta Valsugana e Bersenthal.